Oh, faccio un po' di riprendiamo un po' il secondo capitolo, dopo dall'inizio, magari andando un po' più velocemente per riprendere un po' fino al punto dove siamo arrivati l'altra volta, no? Riguardare un po' questi punti non fa male. Allora, parlavamo dell'autoccorrenza, ovviamente il tema è la salvezza per grazia, no? Come Dio ci ha salvati, come Dio ha salvato l'umanità. E appunto il secondo capitolo del libro parla dell'autocoerenza di Dio. E quando le persone chiedono appunto perché Gesù è morto, no, se era veramente necessario che Gesù dovesse morire, se Dio non poteva, ovviamente nella sua onnipotenza, poteva alla fine anche salvare tutti, perdonare tutti, un Dio buono, un Dio d'amore, abbiamo visto, può perdonare tutti senza bisogno di sacrifici di Gesù, di religione, no? E di riti o di altre cose. Semplicemente, no. Ok, l'uomo ha sbagliato, poveraccio, capito? Però lo perdoniamo e almeno gli facciamo passare l'eternità in paradiso a tutti. Però stiamo vedendo che non è così semplice come sembra, proprio per questo punto dell'autocoerenza di Dio. Cioè Dio deve essere coerente con se stesso, cioè con ciò che lui è. E nelle varie appunto teologie, no, c'è sempre questa parola venuta fuori, soddisfare o soddisfazione, che anche se non c'è proprio nella Bibbia, però i teologi durante un po' tutte le epoche hanno usato questa parola, no? Soddisfazione. E il primo punto era quello di soddisfare Satana. In qualche maniera Dio doveva soddisfare appunto Satana. E perché? Perché Satana teneva prigionieri praticamente tutta l'umanità. C'era questa forza di Satana che attraverso il peccato appunto di Adamo aveva acquisito dei diritti sopra l'uomo e quindi vediamo che si rifà appunto di questi diritti. E in qualche maniera Dio, no, doveva riscattare da Satana questi prigionieri. Ma poi vedremo che non è proprio, no, tutto così. E anche se Satana, certo, ha guadagnato dei diritti verso l'uomo, no, appunto attraverso il peccato, certamente Dio non è soggetto alla sua creatura, e anche Satana è una creatura di Dio, e quindi Dio non ha bisogno di soddisfare, non è sottomesso a Satana e gli deve qualche cosa. Quindi questo non è proprio completo. Questo è un discorso di Satana che deve essere soddisfatto, anche se vedremo poi che qualcosa di reale c'è anche in questo. Il secondo punto è quello della legge soddisfatta. C'è una legge e questa legge in qualche modo deve essere soddisfatta. E questo già dai tempi di Ambrogio, che è proprio un padre della Chiesa del IV secolo, che ha cercato di spiegare proprio questo, che la croce in qualche maniera ha soddisfatto la giusta legge di Dio. Quella legge che appunto accusava e condannava i peccatori. E questi che tengono un po', no, questa idea insistono che la legge deve essere confermata alle sue punizioni pagate. No? Peccati non possono essere semplicemente lasciati andare. Che giudice sarebbe quello che perdona così dunque condannati, li mettono davanti a qualunque peccato, qualunque cosa, dice vabbè, no, ti voglio bene, ti lascio andare, non sarebbe certo un giudice. La legge richiede una condanna. E quindi la legge giusta di Dio richiede una condanna. No? Usano questi anche Daniele 6, il no, profeta Daniele, nel capitolo 6, quando il re deve mettere per forza, condannare Daniele ad andare nella fossa dei leoni, conosciamo, no? Un po' il brano dove Daniele viene gettato nella fossa dei leoni. Perché? Perché era stata fatta una legge dal re Dario, e le leggi del re,
a quel tempo non erano derogabili, cioè se era fatta una legge, in qualunque caso doveva per forza essere compiuta, e Daniele, appunto, viene buttato, a causa di questa legge, viene buttato nella fossa dei leoni, anche se il re Dario non avrebbe voluto, perché voleva bene a Daniele, sapeva che Daniele era innocente, però lo stesso è costretto a fare questo. E dicono: Dio è un po' così, Dio ci vuole salvare, ci vuole tutti in paradiso, però è costretto dalla legge a condannarci. Quindi Gesù è venuto per pagare in qualche modo quella legge. Se da una parte è vero che Gesù ha pagato per la legge, infatti in Galati è scritto, in Galati capitolo 3, al versetto 10, è scritto: Or tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto, andiamo anche qua al versetto 6. Sulle opere della legge sono sotto la maledizione perché sta scritto: Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Perché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per la fede. O la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, perché sta scritto: Maledetto chiunque appeso a legno. Quindi, chiaro, questi versetti ci mostrano che Gesù, infatti, ci ha riscattati appunto dalla legge. Ma allo stesso tempo, Dio non è sottomesso alla sua legge. Dio è al di là, al di sopra della sua legge stessa, quindi non è costretto da una legge. Avrebbe voluto perdonarci lo stesso anche se trasgredevamo la legge, perché appunto lui comunque non è soggetto alle sue stesse leggi, se no appunto non sarebbe Dio. Un'altra cosa per cui appunto Dio deve essere soddisfatto è l'onore e la giustizia di Dio. Oggi molti evangelici credono che Dio non deve nulla al diavolo, eccetto la punizione per la sua ribellione, ma che l'umanità deve qualcosa a Dio. Identificano questo come il debito che deve essere pagato, essere soddisfatto sulla croce. Poi più avanti, appunto, nello studio vedremo meglio. Adesso sto andando appunto un po' veloce perché abbiamo già visto queste cose anche la volta scorsa, venerdì scorso. Quindi giusto facciamo un ripasso veloce. E quindi vediamo che si dice che Dio doveva soddisfare il suo onore e la sua giustizia. Alcuni presentano Dio come il giudice del peccato e spiegano la croce in termini di soddisfare la sua giustizia. No? Questa idea è iniziata con Tommaso d'Aquino nel XIII secolo, no? Poi Calvino, Cramer, altri teologi l'hanno sviluppata. E viene sottolineato che l'onore di Dio afferma che per il nostro peccato, non riconoscendo Dio come Signore, non sottomettendoci pienamente a Lui, abbiamo rubato l'onore dovuto a Dio. Quindi, a motivo della sua santità, appunto della sua giustizia, ecco che Dio è costretto a condannare l'uomo. E Dio, appunto, per salvare il suo onore, tipo, allora manda il suo figlio Cristo Gesù a pagare il peccato per noi. L'altro punto è che Dio doveva soddisfare se stesso, no? Dio stesso deve essere soddisfatto. La verità, comunque, è che da sole ognuna di queste idee è una spiegazione inadeguata della soddisfazione. Non è sicuramente la legge o l'onore divino o la santa giustizia che hanno bisogno di essere soddisfatte, ma Dio stesso. Egli non è solo la vittima disonorata del peccato o solo il legislatore trascurato, semplicemente il rispettoso giudice che condanna il peccato. Egli è tutto questo e di più. Quello cerchiamo appunto, no, di vedere questo studio è proprio questo, che l'opera di Cristo Gesù sulla croce, che poi tutto, no, si centra lì,
È qualcosa veramente di talmente grande che comprende tantissime cose. Infatti, Gesù Cristo è andato a riprendere i prigionieri da Satana, ha sconfitto Satana sulla croce e gli ha rubato appunto quel diritto che lui aveva sull'uomo peccatore. Ha soddisfatto la legge, lui vivendo in maniera perfetta, non peccando, quindi arrivando alla croce senza peccato. È andato a pagare per una legge che non condannava lui, ma condannava noi, prendendo su di sé il giudizio appunto della legge. Ha soddisfatto Dio, ha soddisfatto l'onore di Dio, appunto, sempre vivendo giustamente, vivendo appunto secondo il volere di Dio pienamente, e poi andando a soddisfare quell'onore sulla croce. Quindi tutte queste cose. La santità di Dio anche appunto è stata soddisfatta. Quindi Gesù Cristo sulla croce soddisfa pienamente tutti questi aspetti ed altri ancora che andremo a vedere. No? Questo ci mostra appunto anche la grandezza di quella croce, che purtroppo noi spesso nella nostra ignoranza sottovalutiamo, pensiamo semplicemente sì, Gesù, no? È andato a morire sulla croce per me, grazie Signore. No? E non comprendiamo veramente quanto grave è stato quel prezzo, no? Quanto veramente completo è stato quel prezzo che Gesù ha pagato sulla croce. L'altro punto è l'autocoerenza di Dio. Alcune persone reagiscono contro l'idea della divina autosoddisfazione, no? Perché ovviamente se pensiamo sempre in un ragionamento umano, un pensiero umano, pensiamo a chi si vuole autosoddisfare o è un egoista, che appunto vuole solo soddisfare se stesso, oppure uno che non ha autocontrollo e quindi tutti, no, i piaceri, le cose, no, che gli interessano, ci va senza pensare alle conseguenze. Quando pensiamo, no, a un'autosoddisfazione, pensiamo a questo genere di cose, ma ovviamente parlando di Dio, è un'altra cosa, perché Dio è perfetto, egli ha un assoluto autocontrollo e un'infinita umiltà, quindi non ha bisogno di soddisfare se stesso, non è che va a cercare qualcosa o qualcuno che lo possano soddisfare. Dio è già soddisfatto pienamente in se stesso, non ha bisogno di nulla. Ma questo significa che la divina autosoddisfazione è interamente differente dall'umana autosoddisfazione. Quindi quando diciamo che Dio deve soddisfare se stesso, intendiamo che deve essere se stesso. Questo è il punto. Cioè deve essere coerente con la sua stessa natura, con ciò che lui è. Non può venire meno a quello che lui è. Non può avere compromessi, Dio, con la sua santità, con la sua giustizia e neppure con il suo amore. No? Ed è questo il punto, che Dio è sempre Dio. No? Non noi cambiamo, tutto intorno a noi cambia, noi siamo come foglie al vento, no? Vengono spinte qua e là dai venti di dottrina, no? Oppure la Bibbia, no? Parla appunto dell'uomo così che cambia facilmente, ma Dio no, lui non c'è ombra alcuna, in lui non c'è nessun cambiamento. Quindi le scritture ci sottolineano che Dio non può rinnegare se stesso, non può contraddire se stesso e non può mentire. Ci sono tanti versetti, leggo giusto alcuni, no, che ci mostrano questo, ad esempio in Deuteronomio 32,4. Egli è la roccia, l'opera sua è perfetta poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele e senza ingiustizia, egli è giusto e retto. Il Salmo 89, versetto 33 dice: ma non ritirerò la mia benignità da lui e non lascerò che la mia fedeltà venga meno. Quindi vediamo che lui è fedele e appunto non viene mai meno la sua fedeltà. In 2 Timoteo 2,13, siamo infedeli, egli rimane fedele perché egli non può rinnegare se stesso. Ma ci sono tanti altri versetti, ovviamente, no, nella parola di Dio, che ci mostrano proprio questo, no? Che lui non può cambiare, deve essere sempre coerente con ciò che lui è. E questo
È una cosa bella per noi, no? Sapere di avere un Dio, appunto, che non è come quegli dei dell'Olimpo che erano abbastanza, no? Così emotivi, no? E quindi no? Cambiavano le loro emozioni, cambiavano idea, no? E invece Dio, sappiamo, no? Dio della Bibbia è perfettamente coerente con se stesso. Da Genesi capitolo 1 ad Apocalisse 21. Dio è coerente con se stesso. In tutta la storia dell'umanità è sempre rimasto lo stesso e rimarrà lo stesso, perché in fondo lui è eterno. Quindi la Bibbia sottolinea in particolar modo questa autosoddisfazione di Dio con la sua autocoerenza. E ci sono quattro principi, no? Quattro modi principali, no? In cui viene mostrato questo. Il primo è la provocazione di Dio. Nell'Antico Testamento Dio descrive se stesso come un essere provocato a ira e gelosia dall'idolatria di Israele. E i profeti frequentemente riprendono questa idea. Provocare significa evocare una risposta. Peccato evoca una risposta da Dio, la sua santa ira. Questo ci può far capire anche il fatto appunto del Dio dell'Antico Testamento, no? Questo che spesso anche noi cristiani veniamo criticati, appunto, no? O presi un po' su questo punto, ma questo Dio dell'Antico Testamento che faceva uccidere, che no? Questo, quello, sembra un Dio, no? Sadico, cattivo, ma no? Vediamo appunto quando andiamo a guardare anche l'Antico Testamento sotto questo aspetto, riusciamo a capire che cosa è il peccato per Dio, che è qualcosa di molto, però nel primo capitolo, nelle prime due lezioni, abbiamo visto appunto il primo capitolo di questo libro, abbiamo visto veramente quant'è peccaminoso il peccato, quanto è grave il peccato per Dio, molto più grave di quanto può essere per noi. Peccato offende Dio molto di più di quanto, no, i peggiori crimini possono offendere di noi. È qualcosa proprio, abbiamo visto che lui vomita, che è un veleno per lui, è come il nostro corpo, se ingeriamo un veleno, lo vomita subito, lo rigetta, così, no, Dio deve rigettare il peccato. Proprio il peccato gli dà una, appunto, reazione, no? Lo provoca ad ira. Abbiamo visto che l'ira non è un attributo di Dio, l'amore lo è, la compassione lo è, ma l'ira è una reazione di Dio a qualcosa che lui non può sopportare nella sua santità. Abbiamo, no, tanti versetti, potremmo vedere, non abbiamo tempo, poi ovviamente nel manuale avete, no, tutti questi versetti e potete andare poi a studiarli con calma, ma vediamo, ad esempio, uno in Deuteronomio 32. Versetto 16 disse: essi l'hanno mosso a gelosia con dei stranieri, hanno provocato ad ira con abominazione, hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, a dei nuovi apparsi di recente che i vostri padri non avevano temuto. Hai trascurato la roccia che ti ha generato e hai dimenticato il Dio che ti ha formato. Ma l'Eterno vide questo e li respinse a motivo della provocazione dei suoi figli e delle sue figlie. E disse: lo nasconderò loro la mia faccia e vedrò quale sarà la loro fine, perché sono una generazione perversa, figli in cui non vi è alcuna fedeltà. Essi mi hanno reso geloso con ciò che non è Dio. Mi hanno provocato con ira con i loro idoli vani. E io li renderò gelosi con gente che non è un popolo. Li provocherò ad ira con una nazione storta. Vediamo qua proprio attraverso la parola del profeta come Dio proprio mostra la sua reazione, no, alla provocazione praticamente di questo popolo che lui ha salvato dall'Egitto, ha tirato fuori, ha promesso una terra dove avrebbero prosperato, li ha preservati, li sta mantenendo per 40 anni nel deserto. No? Sta facendo proprio tutto quello che poteva fare per questi figli e loro invece scelgono altri dei, dice che fanno appunto, no? Molti sono infedeli, sono una generazione perversa, proprio non ricambiano quell'amore,
ma anzi provocano la santità di Dio. E questo scatena l'ira, l'invidia di Dio verso di loro. Quindi, no, questo linguaggio biblico esprime l'inevitabile risposta di Dio al male. Quindi dentro di Dio c'è una santa intolleranza del peccato, specialmente dell'idolatria, che è un tradimento. E Dio, come, no, ogni marito non sopporta che la moglie lo tradisca, così Dio, no, non può sopportare questo tradimento. L'idolatria è appunto un tradimento a Dio. Infatti nella Bibbia viene spesso paragonata appunto alla moglie infedele. Vediamo che Dio non è mai provocato senza una buona ragione. Se il peccato lo provoca, e deve provocarlo se Dio è e si comporta come Dio, abbastanza semplicemente, se Dio non fosse provocato dall'opposto della sua natura, non sarebbe Dio, proprio per questo principio, abbiamo detto prima, della sua coerenza. Quindi lui, essendo santo, no? Viene provocato appunto da tutto ciò che non lo è. Secondo punto, l'ardente ira di Dio. Le scritture spesso descrivono l'ira di Dio in termini come ardente, accesa, consumante, furente e così via. Ci sono vari brani appunto nella Bibbia che ci descrivono come Dio arde d'ira quando vede il suo popolo disobbedire e la sua legge e trasgredisce, alla sua legge e trasgredisce il suo patto. Leggiamo alcuni di questi versetti. Giosuè capitolo 7, ad esempio, versetto 1. Ma i figli di Israele commisero una trasgressione circa le cose votate allo sterminio, perché Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zera, della tribù di Giuda, prese delle cose votate allo sterminio. E l'ira dell'Eterno si accese contro i figli di Israele. Vediamo proprio, no? Dire come un fuoco proprio si accende. È un Dio passionale? Sì, è un Dio passionale. Bello, no? Non vorremmo avere un Dio freddo, chi lo vuole? Un Dio freddo, un Dio robotizzato, no? Che fa tutto, no? Così, ma invece il nostro Dio è un Dio appassionato. Questo è buono perché ha passione per noi, è innamorato di noi. Il Nuovo Testamento ci mostra, no? Quanto Dio ci ha amato così tanto da dare il suo unigenito figlio, no? E dà veramente una passione per noi. E quando appunto, no, viene tradito, questa passione però si accende dall'altra parte, perché è proprio, no, come un marito passionale, è passionale nell'amore verso sua moglie, ma quella passione può diventare, può accendersi di ira appunto se, no, viene a scoprire che la moglie lo ha tradito. Giosuè 23,16: se trasgredite il patto che l'Eterno il vostro Dio vi ha comandato e andate a servire altri dei e vi prostrate davanti a loro, allora l'ira dell'Eterno si accenderà contro di voi e voi scomparirete presto dal buon paese che egli vi ha dato. Vediamo appunto, no? Anche tanti altri versetti dove, no, possiamo vedere appunto che l'ira di Dio si è accesa. L'Antico Testamento mostra che Dio arde d'ira quando è provocato o suscitato dal peccato. Vediamo ad esempio in Deuteronomio 29, dice: per questo si è accesa l'ira dell'Eterno contro questo paese per far venire su di esso tutte le maledizioni scritte in questo libro. L'Eterno li ha strappati dal loro paese con ira, con furore e con grande indignazione, e li ha gettati in un altro paese come è avvenuto oggi. In 2 Re 22, 17. Perché essi mi hanno abbandonato e hanno bruciato incenso ad altri dei per provocarmi ad ira con tutte le opere delle loro mani. Perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà. E vediamo appunto, no, ancora altri versi che ci mostrano, versetti della Bibbia, che ci mostrano come proprio sia un fuoco, no, l'ira, di Dio, che è la risposta inevitabile di Dio appunto al male. Vedete tanti altri versetti da andare
guardare appunto poi sono riportati nel libro. Ma andiamo allora al terzo punto. Mi seguite? Ci siete? Se vado troppo veloce, mettete la manina così, no? Se mettete la manina su, vuol dire che va bene. La completa soddisfazione di Dio. Andiamo a vedere che la parola ebraica kalah è spesso usata nell'Antico Testamento in associazione con l'ira di Dio. Kalah significa la fine di qualcosa e viene variamente tradotto come completare, terminare, finire, consumare, compiere, esaurire e soddisfare. E kalah quindi è una parola che ha a che fare con il tempo. E ogni cosa qui in questo mondo ha un inizio e ha una fine, no? Tutto quanto, no? La nostra vita, le cose, no? Che conosciamo, che vediamo, tutto ha qui un inizio e una fine. Quando si parla appunto dell'ira di Dio, quindi anche questa viene presentata comunque come qualcosa che ha un inizio e ha una fine. E infatti è scritto che Dio esaurirà, soddisferà o completerà la sua ira sul suo popolo. La sua ira non dura in eterno, meno male, no? Se no, no, non ci sarebbe stata proprio speranza per noi, no? Ma la sua ira raggiunge il culmine quando appunto è soddisfatta. Vediamo ad esempio in Ezechiele 13, così darò Ezechiele 5, versetto 13. Così darò sfogo alla mia ira e soddisferò su di loro il mio furore e sarò pago. Allora essi sapranno che io, l'Eterno, ho parlato nella mia gelosia, quando sfogherò su di loro il mio furore. Perché è importante, no, per noi comprendere, no, questo, che c'è un'ira di Dio sul peccato e questa ira di Dio si deve sfogare. Deve esaurirsi, deve soddisfarsi in qualche modo, appunto, perché Dio possa appunto non più provare ira, ma liberarsi di quell'ira e poter provare amore. Perché questo ci mostra la croce di Cristo Gesù, dove Dio ha soddisfatto appunto la sua ira verso il peccato. Non era l'ira verso Gesù, perché in Gesù, anzi, Dio ha sempre detto 3 volte dal cielo è venuta quella voce che ha detto: questo è il mio amato figlio, in cui sono soddisfatto, sono compiaciuto. Va benissimo così, lui è l'unico che è capace di obbedirmi veramente, di fare la mia volontà e di piacermi perfettamente. Quindi l'ira di Dio non sarebbe mai andata su Gesù, ma sulla croce. Gesù prende i nostri peccati, si fa carico delle nostre colpe, no? E allora l'ira di Dio si scarica praticamente sui peccati che sono sopra Gesù, non su Gesù stesso, ma sui peccati che sono sopra Gesù, e si sfoga letteralmente su quei peccati. Ecco perché Dio non sfoga più la sua ira su di noi. Vediamo che nell'Antico Testamento lui sfogava, lo doveva a pagare in qualche modo l'ira verso il peccato sul popolo di Israele che lo tradiva, quando si allontanava, no? Quando peccava. Oggi Dio non ha più bisogno di sfogare su di noi peccatori la sua ira, perché? Perché l'ha già sfogata, soddisfatta su Gesù. Questa è una cosa meravigliosa, ecco perché Dio non è più irato contro di noi, ma contrario, lui ci ama e ci ha perdonato e ci accetta, proprio perché in Cristo Gesù abbiamo tutto questo. Ed ecco perché l'ira di Dio anche nell'Antico Testamento era sempre mostrato come avere un inizio e avere una fine, un compimento, perché su Gesù l'ira di Dio è finita. Ecco perché Gesù, quando è venuto a Nazareth, no, nella sinagoga, a proclamare quello che era appunto, no, il suo ministero, quando ha iniziato il ministero, e ha detto: sono venuto a proclamare l'anno accettevole del Signore. Perché? Perché vado a fermare l'ira di Dio, no? E proclamo l'anno accettevole, cioè dove Dio può accettare e amare l'uomo.
anche se è un peccatore, come lo siamo noi, proprio perché l'ira di Dio sulla croce è stata soddisfatta e ha avuto un termine. E da lì è iniziato l'anno accettevole, no, di Dio, cioè nella sua grazia. Il quarto punto, andiamo a vedere, eccolo qua, è il nome di Dio. Abbiamo studiato proprio il corso precedente a questo, abbiamo fatto conoscere il Padre e abbiamo visto appunto l'importanza del nome di Dio, che non è semplicemente come per noi, così giusto un nome, ma nella Bibbia il nome identifica non solo la persona, ma il suo carattere, ciò che lui è, no? Ecco perché è importante. E quindi il quarto modo che la Bibbia enfatizza dell'autocoerenza di Dio è usando il nome di Dio. Questo l'abbiamo visto appunto in conoscere il Padre. Vediamo che il nome sta per Dio stesso e si riferisce alla totale rivelazione di tutto quello che è conosciuto riguardo a Lui. Per esempio, appunto, no? Il nome del Signore fu proclamato a Mosè quando passò davanti a Lui e annunciò la sua natura. Invocare il nome del Signore significa adorarlo come Dio. Dimenticare il suo nome significa allontanarsi da Lui. Usare il nome del Signore invano, appunto un comandamento, significa affrontare la sua divina maestà. Abbiamo visto che quando parliamo di usare il nome del Signore invano, il nome di Dio invano, non è semplicemente dire una bestemmia, no? Ma è proprio affrontare la divinità, la maestà, no? La potenza di Dio, no? È proprio un atto di orgoglio. Quindi possiamo dire che la frase biblica, il nome di Dio, incapsula la piena natura gloriosa e il carattere di Dio, invoca la totale manifestazione di Dio al suo popolo. Quindi vediamo che il nome di Dio nell'Antico Testamento era l'impegno di tutto quello che era promesso per Israele, no? Che Dio avrebbe fatto per loro. In 1 Samuele 12:22 dice: poiché l'Eterno non abbandonerà il suo popolo per amore del suo grande nome, perché è piaciuto all'Eterno di farvi il suo popolo. In Salmo 25:11 dice: per amore del tuo nome, o Eterno, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Vediamo che per Israele la frase il nome del Signore sanciva i più importanti fatti della loro rivelazione e esperienza di Dio. L'onnipotente creatore del cielo e della terra era il loro Dio, aveva chiamati in una relazione con un patto di grazia, condivisione che Dio mai negherà il suo patto o ritrarrà le sue promesse, o era qualsiasi altra cosa che la totale autocoerenza soggiace a quasi ogni uso della frase il nome del Signore. Praticamente Dio ci ha messo il suo nome. Sai, come per noi quando tu metti il tuo nome, oggi purtroppo no, non vale più tanto, no? Il nome di qualcuno, ma una volta noi sappiamo, no? I nostri padri, i nostri nonni, no? La famosa stretta di mano, cioè se arrivava qualcuno e tu sapevi che il suo nome aveva valore, no? Dicevo, oh, questo è Mister Rossi, signor Rossi, no? Cioè, ha una reputazione quel nome, no? E tante volte bastava quel nome per garantire, proprio come garanzia, no? Non si preoccupi, signor Rossi, può pagare la prossima settimana, capito? Eri tranquillo perché lo conoscevi e sapevi che lui ci teneva al suo nome, non gli piaceva che la gente andasse a dire: ah, signor Rossi non paga, no? Signor Rossi fa questo. Quindi manteneva la promessa, esempio, di quel pagamento. Questo significa, no? Avere un nome, no? Avere il tuo nome può diventare la tua garanzia, oppure, nel caso opposto, il tuo nome può diventare uno: no, no, quello, no, guarda, no? Meglio starne lontani. Allora, Dio ha un nome e lui deve garantire per il suo nome. Ed ecco perché lui non vuole avere niente a che fare con il peccato, come una persona. Un uomo che ha un buon nome non vuole andare con le persone che non hanno un buon nome, non vorrà immischiarsi in qualcosa che potrebbe infangare il suo nome. E questo concetto vale anche per Dio.
Dio non si mischia in cose che possono infangare il suo nome, ecco perché non vuole avere nulla a che fare con il peccato. Ecco perché ha questa repulsione verso il peccato. Questo significa che Dio è Dio e non può negare alcuna parte della sua natura, non può essere incoerente o contraddire se stesso, perché lui è sempre vero a se stesso e a tutto ciò che lui è. Quindi non devia mai dall'essere pienamente chi è. Andiamo a vedere il giusto amore di Dio. L'autocoerenza di Dio significa che lui deve perdonare i peccatori e riconciliarli a sé in un modo che è pienamente coerente con il suo carattere. Perché, come stiamo vedendo, c'è appunto questo nel suo carattere, la sua giustizia, il dover fare giustizia, quindi dover condannare il peccatore, e dall'altra parte, nell'altra mano, c'è l'amore di Dio. L'amore che vuole perdonare, quell'amore che vuole accettare il peccatore, no? Ma non lo può fare a causa appunto della sua giustizia, è come Dio ha riconciliato queste due cose, no? Questo andremo a vedere. Quindi affinché la salvezza sia effettiva, Dio deve conquistare il diavolo per catturare i suoi prigionieri, deve soddisfare la sua legge, la sua giustizia, il suo onore e la sua ira. Ma anche più importante, deve soddisfare se stesso. Dio deve soddisfare ogni aspetto del suo infinito essere, includendo la sua giustizia e amore. Quindi Dio deve trovare un modo di poter soddisfare se stesso, il suo nome, ciò che lui è, e così da non condannare il peccatore e poterlo perdonare. L'Antico Testamento ci racconta una storia di un profeta, il profeta Osea. No? Molto interessante questo profeta, perché Dio gli chiede di andare a sposare una prostituta e lui obbedisce e va a sposare questa prostituta. La prende praticamente dalla strada, la porta a casa sua, gli dà un nome, la riveste di onore, gli dà tutto quello che lei vuole, la tratta bene, gli dà dei figli. Oh, e quindi tutto sembra bene, una bella questa donna, c'ha una bella famiglia, un marito che lo ama, due splendidi figli, e invece dopo un po' prende e riparte, no? E se ne torna dai suoi amanti. No? E Dio gli dice: vedi Osea, no? Questo è quello che il mio popolo ha fatto con me. Io l'ho preso, l'ho amato, ho fatto tutto quello che potevo, però vedi che no, mi ha tradito. Eppure Osea, ti dico, vai e riprendila ancora una volta, no? E poi Osea deve andare a riprendersi questa donna che continua a tradirlo. E questo, oh, Dio lo fa attraverso Osea per mostrare quello che lui fa con noi, no? Che indipendentemente dai nostri numerosi tradimenti, lui continua ad amarci e continua a riprenderci. E questa è la tensione creativa tra quello che Dio dovrebbe fare a motivo della sua giustizia e quello che non vuole fare a motivo del suo amore. Nell'eterna tensione all'interno di Dio tra la sua compassione e la sua ira. Ci sono quindi queste due cose, no? Che sembra che si contraddicano a vicenda, invece fanno parte della stessa natura di Dio, il suo amore e la sua giustizia. E noi andremo a vedere come queste due cose poi a un certo punto si baciano, come dice la Bibbia, trovano pienamente tutto, tutta la loro giustizia, appunto, no? In un punto specifico che si chiama croce. Vediamo gli attributi paralleli e correlati dell'autocoerenza di Dio. Attraverso le scritture, in entrambi i testamenti, nelle parole di Gesù e di Paolo, l'amore di Dio e l'ira di Dio sono tenute insieme in una tensione perfetta per mostrare che non dobbiamo pensare un solo aspetto della sua natura senza ricordare la sua controparte. La Bibbia ce lo mostra questo. Ad esempio, egli è misericordioso e pieno di grazia, ma non lascia la colpa impunita. Avete poi
versetti, non avremo tempo adesso di andarli a vedere, ma è interessante andarli a leggere, poi potete farlo con calma a casa. Misericordia e verità in lui stanno insieme, la giustizia e la pace si baciano l'un l'altro, questo è il bellissimo Salmo, appunto 85, dove la giustizia e la pace di Dio si baciano su quella croce. Poi abbiamo Isaia 45, egli è un Dio giusto e un salvatore. Il profeta Michea e Abacuc dicono che c'è misericordia nella sua ira. Poi egli è pieno di grazia e verità, egli è giusto e giustificatore, egli è buono e severo, egli è pieno di ira, ricco in misericordia, egli è fedele e giusto. Quindi vediamo, no, come si contrappongono queste due nature di Dio. È approssimativo pensare che, per esempio, Dio è semplicemente amore. E oggi c'è appunto un problema dove l'amore è diventato Dio e questo non va bene. La Bibbia dice che Dio è amore, ma non è solamente amore, e l'amore non è Dio. Questo appunto è vero, Dio è amore, ma non è tutta la verità, perché nessuna parola umana può pienamente descrivere l'infinita natura di Dio. L'amore di Dio è così vero, così infinito e così puro che è sempre un amore giusto. È come i genitori che amano i propri figli, li educano. E nell'educazione c'è anche giustizia. Quando fanno qualcosa di sbagliato, quando qualcosa non va, bisogna punirli, no? Ovviamente il grado della punizione dipende, no? Dal grado dell'infrazione, no? E tutto il resto. Però con amore tu li punisci, tu, no? Li educhi. Tu gli dai una disciplina, questo fa parte del tuo amore, così fa parte dell'amore di Dio, quello di disciplinarci, quello di averci dato delle regole, quello, no, quando è necessario appunto anche di riprenderci, cioè di mostrare la sua giustizia. Abbiamo notato che la Bibbia usa la frase il nome per indicare la totalità della natura di Dio, che la santità di Dio è totale separazione. È la conseguenza della somma dei suoi attributi. Quindi c'è pericolo su concentrarci solamente su uno degli attributi di Dio, perché appunto diventerà uno degli dei dell'Olimpo. Venere aveva una qualità, Giove ne aveva un'altra, Marte ne aveva un'altra ancora, insomma, si concentravano solo su quello e quindi allora servivano tanti dei per poter appunto, no, mettere insieme tutte le qualità e anche i difetti, perché questi dei avevano pure anche tanti difetti. Ma in Dio non è così. Dio è uno e in lui c'è tutto. Ci sono tutte le qualità e non ci sono difetti, soprattutto. Qui la Bibbia sostiene questo presentando, per esempio, l'amore e l'ira di Dio, la sua bontà e rettitudine, la sua misericordia e giustizia, la sua trascendenza e immanenza e così via, come paralleli, correlate verità che possono essere viste sulla terra in opposizione, ma che sono unite nella gloriosa infinità di Dio stesso. Quindi noi esseri umani, appunto, no? Abbiamo un punto di vista sempre un po' svantaggioso, svantaggiato, perché no, non riusciamo a mettere insieme queste cose che ci sembrano così opposte, ma non per Dio. Quindi noi dobbiamo provare a Non dobbiamo provare a mescolare insieme questi attributi paradossali in un miscuglio teologico, perché questo distrugge la rivelazione biblica del mistero di Dio, che sempre sottolinea la continua e simultanea rivelazione di tutti gli aspetti paralleli della natura di Dio. Vedremo più avanti nello studio la rivelazione, no, della croce, dove troviamo appunto tutti questi attributi. E troviamo dove Dio riesce veramente a mettere insieme. Questo è il miracolo straordinario della croce, questa è la potenza di quell'evento straordinario in cui il Figlio di Dio va sulla croce a morire per noi, dove Dio riesce con un evento solo a soddisfare pienamente tutta la sua giustizia e tutto il suo amore. E riesce così attraverso quella croce ad arrivare a noi che c'eravamo
allontanati e non ne volevamo più sapere di lui. Quindi la croce mostra che questi attributi non sono irriconciliabili e non sono in confusione. Infatti loro magnificano l'un l'altro finché afferriamo la grandezza dell'amore di Dio sulla croce, solo quando apprezziamo la piena estensione della sua ira sulla croce. Vedete, solo quando comprendiamo la gravità del peccato e comprendiamo che cosa è il peccato per Dio, quanto lui lo vomita, quanto lo irrita, quanto è sgradevole per lui, quanto è odioso per lui, quanto non ci vuole assolutamente, non può avere nulla a che fare col peccato, eppure prende quel peccato, lo mette sulle spalle di Gesù, glielo fa portare a suo figlio su quella croce e lì scarica appunto la sua giustizia su quella croce. Quando riusciamo veramente a comprendere questo, iniziamo a comprendere cos'è veramente la croce. Non è più semplicemente un pezzo di legno attaccato al muro con un bamboccio sopra che sembra mezzo addormentato, no? Ma è successo veramente qualcosa di così straordinario che non esiste quadro, non esiste statua, non esiste raffigurazione che può veramente farci comprendere o dipingere appunto quello che è successo sulla croce. Forse una delle rappresentazioni più reali che possiamo avere quel film The Passion, no? La Passione di Cristo, dove no? Sono stati bravi a mostrare appunto no? Tutta questa sofferenza di Gesù, proprio la cattiveria di questa punizione che gli è stata data completamente ingiusta, no? Perché sappiamo che no? Il tribunale è stata una farsa. No, tutto quanto era una farsa, tutta una messa in scena, non c'era nessuna accusa, non c'era niente, eppure ingiustamente gli hanno fatto tutto quello che gli hanno fatto. E questo può essere appunto, può darci un po' di capire quella croce così esternamente, quanto possiamo comprendere la sofferenza di un uomo, e vediamo la sofferenza di Gesù, uomo, su quella croce. Ma ancora più atroce, questo non possiamo vederlo, non possiamo esemplificarlo, però ancora più atroce per Gesù è stato quando il padre lo ha abbandonato, quando ha gridato padre, padre, no? Perché te ne sei andato? Perché mi hai abbandonato? No? Quello è stato il momento ancora più tragico e tremendo della croce, quando il Dio giusto ha abbandonato il figlio che si faceva peccatore per noi, che prendeva i nostri peccati. E Dio ha dovuto voltargli le spalle, lasciarlo solo su quella croce, no? A portare appunto il prezzo nei nostri peccati. Questo veramente è stato il momento veramente peggiore, più atroce proprio di quella croce. No? E quindi no? Vediamo. Così con questo studio iniziamo a comprendere appunto sempre meglio che la salvezza è solamente per grazia, solamente una grazia meravigliosa, la grazia di Dio poteva arrivare appunto a tanto, no? A far pagare a suo figlio il prezzo appunto no? Dei nostri peccati. Quindi possiamo concludere con una preghiera, no? Ringraziando veramente Dio per aprirci la mente e darci rivelazione di quello che è la croce, di quello che no, è il peccato per lui, no, di quanto grave veramente è. Padre, ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo perché, Padre, noi iniziamo solamente a capire un po', Signore, quello che è successo 2000 anni fa, quando tu hai mandato tuo figlio. E lui ha ubbidito volontariamente ad andare su quella croce, lì in quel sacrificio perfetto. Tu hai sfogato e scaricato tutta la tua giusta ira contro i nostri peccati, quello che dovevamo subire noi, quell'ira giusta che doveva essere verso di noi. Signore. Tu l'hai rivolta a tuo figlio Gesù. Signore. Ed ecco perché. Signore, ora ci puoi guardare con gli occhi pieni d'amore, ci puoi accettare e abbracciare come figli, e
senza nessuna ira, senza niente da farci pagare, senza niente da riprovare, semplicemente con un amore perfetto e meraviglioso. Tu ci accetti, Signore, e ci tieni veramente fra le tue braccia. Signore, noi ti possiamo solo dire grazie per questo immenso amore. Grazie, Signore, che tu hai risolto questo incredibile problema che noi avevamo causato. Signore, tu l'hai risolto per noi. Signore, noi ti ringraziamo. Grazie per questi studi. Grazie, Signore, che ci fai approfondire veramente l'insegnamento della croce, della tua salvezza, ma preghiamo soprattutto per la rivelazione dello Spirito Santo, Signore, perché non ci basta l'intelletto, conoscere, Signore, a livello intellettuale, queste cose le vogliamo rivelate nel nostro spirito. Questo prego, Signore, che per la potenza dello Spirito Santo, Signore, la rivelazione della croce possa crescere in ognuno di noi, veramente la rivelazione dello Spirito Santo che ci rivela, Signore, la tua parola, che ci rivela il tuo amore. Signore, possa sempre crescere per ognuno di noi, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.